Bella capsula! Capsula! Ma è possibile, fratello? Capsula! Cos'hai sulle spalle? Una pecora! Cosa ci fai con la pecora? Ma con tutti i posti che c'erano, proprio qua dietro dovevate fare il presepe vivente. Vivente? Ah, fratello, che c'è ancora il gilet del pastore, ridaglielo. Figlio del dito medio, il gilet è mio, quest'anno il caprettato spacca. Che il Signore ti conservi strano. Alleluia, alleluia. Ma bella capsula. Bella nucleo, tu. Icchia nucleo, cosa hai mangiato? La Fiat? Perché? Hai l'alito in cassa integrazione. Ma bella capsula. Questo applauso. Ascoltate urla. Allora, fratello, troppo Natale, come butta? Ci sto dentro il gatto delle nevi con le ciabatte infradite. Ma bella. Te piuttosto. Com'è che butta? Mi devi troppo mollare, capsula, sono tutto intasato, c'ho l'influenza. Come mai? Te lo devo raccontare. Allora raccontamelo. No, non te lo racconto. Non devi raccontarmelo. Quasi quasi te lo racconto. Mi stai facendo le mesh ai testicoli. Serio, capsula? Ti giuro, serio? No. Ogni anno mia madre, che è troppo cattolica, mica ci costringe a fare la fiaccolata in giardino. È giusto, rispetta le tradizioni. Sì, ma con le svedesi. L'anno scorso faceva talmente freddo che il pupazzo di neve si è levato la sciarpa e mi ha detto: copriti. La molla, mi va. E invece, senti, a casa vostra come ve la ragionate a livello di tradizioni power che si stagliano nell'universo addobbato per l'occorrenza? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. Dai, fratello, cioè, a Natale cosa fate? Icchia, il cenone. Ah, una roba tra intimi. Ormone con le gambe. Casa mia, no? Famiglia troppo meridionale. Eh? Cena di Natale, 11 fratelli mia madre, 11 mio padre, più cugini di riserva. Ma ci state tutti seduti? No, ma facciamo il turnover. Senti, ma c'è un'altra domanda da farti che mi crepa la faccia. Devi troppo spararmela e sparamela. Fate anche il presepe? È chiaro, il primo novembre però. Il primo novembre? Arrivati alla vigilia ho Melchiorre incazzato perché gli è scaduta la mirra. Certo. E Baldassarre, no, che si gira verso Giuseppe e gli dice: oh, ce ne andiamo sì o no? E c'ha ragione, c'ha la capsula. Che poi c'è un altro dubbio che mi manda in cartoccio. Sì. Ma i re magi sono Baldassarre, Melchiorre e... Allora, tu sei veramente l'ignoranza coi calzettoni. Ora ti do uno schiaffo, ti sposto gli stipiti così, allora, poi mi cammini come Flipper il delfino. Aspetta. Cioè, devi essere crasto e stiloso nella movida. Mi metti la moquetta, allora dopo mi cammini e uno strippa come Fagiano Stinto che si fa le mesh. E a mezzogiorno dice: cosa faccio? Mi mangio il brodo, no, il brodo, strippo di brutto. Cosa c'hai? Conosci un gommista? Perché? È mai gonfiato le palle. Vabbè, ma no. Ma che no? Ma dai, oh, è cattiva. Una domanda ti ho fatto, e che capsula? Senti un attimo, figlio del puntale. Ti devo fare una domanda che ti blocca la crescita, che già è abbastanza arrestata di su. Che regalo mai fatto? Tieniti forte, tieni. Aspetta, no. Grazie. Come sei enfatico. Mi vai a riprendere le braccia, sono in un pub di Isernia che spinano la birra. No. C'è una sorpresa, fratello, c'è una sorpresa. C'ho troppo la sorpresa, guarda. Già lo so, mi hai regalato il buono per farmi il tatuazzo. Così puoi farti la farfalla sul braccio che volevi. Guarda che costa una cifra. Le mani, bollito. Te sei fuori. No, tranquillo. Te sei fuori. Non te la menare. Te sei un tirchio, 5 euro. Vabbè, capsula, ho pensato, quest'anno ti fai il bruco, chissà che l'anno prossimo non diventa farfalla. E poi scusa un attimo. No. Hai finito. Che poi, scusa un attimo, fratello, sii oggettivo. Una farfalla su di te cosa c'entra? Senti un attimo, giusto a tal proposito, su di me che cosa ci vedresti? Bello preciso? Sì. Una mosca. Ignorante me medesimo che ti avevo anche fatto il regalo. No, sono troppo il figlio dell'ingiuria. E cosa mi hai portato? E mi stai pressando come il chievo di Del Neri. Faremo come un alce. Lo sai cosa ti ho regalato, dai. Veramente? Sì. Mi hai finalmente riportato quella pianta di marijuana che mi devi. Figlio del malinteso, mia madre l'ha scombiata per origano, l'ha messo nella pastina, mio padre l'ha mangiata e svolazza come Superman. Stai male. Dove? E tua madre? Si è comprata un tamburo e è partita per la Giamaica. Stai Mario! Io penso, no, che ho il cane coi dread, eh? E mia nonna quando va a letto non recita il rosario, canta No Woman No Cry. Ma bella scuola! Vai a rubare, ma cosa mi hai regalato?